Color Your Life. Giovani talenti crescono. Allora, noi abbiamo preparato questo color saggio per rappresentare il nostro percorso. E in pratica è quello che è e quello che sarà, quello che è stato, perché noi oggi vogliamo condividere con voi un pezzo della nostra storia, gli insegnamenti che abbiamo ricevuto, ma soprattutto le emozioni che vengono da questo color campo. E questo ci ha aiutati. Ci ha aiutati a crescere e a credere nei nostri sogni, perché c'è qualcuno qui che crede in noi. Ci ha aiutato anche a capire che questo non è la fine di niente, è solo un punto di partenza ed è un percorso meraviglioso che comunque ci porta a pensare che possiamo imparare sempre a colorare la nostra vita. Color è un ragazzo talentuoso ed estremamente fortunato. Per me è stata un'esperienza preziosa e unica partecipare al Color Campus ed essere così un Color. Un Color ha la possibilità di comprendere che il proprio talento è solo un punto di partenza. Per ottenere dei risultati non vi è altro segreto se non il lavoro, l'impegno e la serietà. Il talento è sprecato, infatti, se non è accompagnato da altri valori. Questo, a mio avviso, è il messaggio più importante che noi Color abbiamo ricevuto. Altrimenti il talento è fine a se stesso. Comprendendo l'importanza dello studio, in ogni campo noi saremo impegnati in futuro, abbiamo appreso l'importanza di avere una buona formazione. Abbiamo inoltre compreso l'importanza del lavoro di squadra non sempre semplice. Lavorare in un team significa anche avere l'umiltà di riconoscere ed accettare quando le idee degli altri sono migliori, perché si impara a lavorare insieme per un obiettivo. Un giovane Color è colui che davanti a 100 strade riesce a scegliere quella giusta per lui. Un giovane Color è colui che, in mezzo a 100 persone, ne abbraccia 101. Un giovane Color è colui che, sognando qualcosa, riesce a trasformarla in realtà. I nostri Color sogni sono stati affidati al pensiero scritto al momento di arrivo al Color Campus. E oggi prenderanno il volo. Un sogno, un biglietto su cui scriverlo, un palloncino con cui farlo volare. I sogni dei Color, a volte, hanno radici ben piantate al suolo. Altre volte sono talmente leggeri da volare via, accarezzati dall'aria. Vanno coltivati con amore e coraggio. Solo così possono crescere abbastanza per alzarsi da terra e spiccare il volo nel cielo più sereno, come quello più tempestoso.